8 novembre 2002. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva all'unanimità la sua 17ª risoluzione che vieta all'Iraq il possesso di armi di sterminio e stabilisce la ripresa delle ispezioni nel paese governato da Saddam Hussein. Risultato di un compromesso franco-americano, il documento concede al dittatore iracheno 7 giorni per accettare la risoluzione. Lavoreremo con il Consiglio di sicurezza dell'ONU per le necessarie risoluzioni. Ma non ci deve essere dubbio sugli scopi degli Stati Uniti. Metteremo in atto le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. 8 novembre 1992.